passiamo adesso alle serie in corso, di cui cercherò di parlarvi velocemente, anche perché sono cose di cui parlo spesso. Ovviamente farò una selezione delle cose che reputo più interessanti per i più svariati motivi. Abbiamo avuto due numeri di Bimbogami, il 6 e il 7, di Yoshiaki Sukeno, pubblicati a 5,50 euro da J-Pop, quindi un filino meno del prezzo standard di questa casa editrice. A Bimbogami è un manga sottovalutatissimo, secondo me, e mi dispiace veramente tanto perché è uno shonen d'azione, di combattimenti anche molto molto divertente e esilarante, che nel numero 7 prende ancora piega più drammatica e intensa. Mi piace perché appunto è divertente tra citazioni, colpi incredibili. E è divertente appunto, ma c'è anche una storia di formazione sotto, di crescita, che prende sempre più piede man mano che si va avanti nei volumi. E secondo me lo rende una lettura appassionante e esilarante, insomma, leggera ma non troppo. Quindi io vi consiglio di recuperarlo, insomma, se non avete avuto l'occasione, se vi piacciono gli shonen o se comunque vi piacciono le storie divertenti, perché io lo sto amando davvero molto, ci rido di cuore quando lo leggo. Abbiamo poi il numero 7 di Chrono Crusade, in questa nuova edizione della Magic Press, fighissima. Faccio sempre vedere con la copertina con effetto metallizzato e sotto la copertina dell'edizione originale, molto molto bella. E numero in cui si scatena la battaglia dei peccatori contro il pandemonio e in cui Chrono e Rosette sono alla ricerca dei loro amici. Il gruppo poi si troverà tragicamente diviso e grande spazio sarà dato anche a Satelle al suo confronto con Fiore. Allora, è un numero che è drammatico, molto adrenalinico e prevedo cose molto tristi per il finale, nel prossimo numero. A me piace perché è una serie che va verso una sua direzione ben precisa, anche se dai commenti dell'autore si evince che lui, insomma, non aveva le idee così chiare mentre scriveva. Però, insomma, secondo me è narrata bene, divertente, appassionante. I combattimenti, mio marito dice che i combattimenti sono un po' frettolosi, però a me non dispiace come cosa, ecco. Mi piace che cose si svolgano con una certa fretta, almeno da quel punto di vista. E lo trovo proprio con dei personaggi, soprattutto con cui riesco a empatizzare bene, quindi mi sta piacendo davvero molto, ve lo consiglio anche per il rapporto qualità-prezzo, se volete un buon shonen. Abbiamo poi il numero 3 di Diventerai una star di Ai Morinaga, pubblicato a 5,90 euro dalla GP Publishing. Allora, diventare una star a me fa scompisciare dalle risate, semplicemente. A mio marito non piace così tanto e mi dispiace, non riesco proprio a capire cosa non gli piaccia. È un manga delirante, come se il segno distintivo di questa autrice, praticamente. In questo numero appare Toyama, il ragazzo in copertina, che è un attore di talento che compare nello stesso sceneggiato in cui recita anche Uchi Yamada, il protagonista. Questo sceneggiato si chiama Miao Five e Uchi Yamada interpreta Zanna di Leopardo, l'antagonista del gruppo dei Miao Five. Assistiamo a tutta una parodia degli sceneggiati televisivi giapponesi, a tutta la parodia della promozione che c'è dietro, degli spettacoli promozionali, con scene di panico proprio, più delle mamme che dei bambini che seguono lo show. E in più ci sarà anche tutta la promozione dello sceneggiato Boys Love, in cui Uchi Yamada aveva recitato il numero scorso con grande fatica. E quindi ci saranno un sacco di scene che a me fanno troppo ridere. Lo trovo all'altezza dei suoi migliori lavori. Spero solo che non si sbrodoli troppo, perché secondo me la Morinaga ha il brutto vizio di perdersi troppo, allungare il brodo, perdendo poi di efficacia. Invece finora questo Diventare una star mi sta facendo veramente sganasciare. Se volete una commedia divertente ambientata nel mondo dello show business, io ve lo consiglio. Abbiamo poi il bellissimo secondo numero di Dororo di Osamu Tezuka, pubblicato a 6,95 euro dalla Gone. In questo numero scopriremo il passato doloroso di Dororo e anche Yakimaru, lo spadaccino che ha diverse parti meccaniche impiantate al posto delle sue parti mancanti, e dovrà vedersela con il suo passato in maniera più drammatica del solito. Il viaggio dei due continua e Yakimaru anche in questo numero recupererà alcune parti originali del suo corpo in seguito a combattimenti con demoni, ma c'è una parte molto crudele in cui Dororo e Yakimaru si imbatteranno in un villaggio, in una città, che è stata divisa in due in un muro, da un muro, per colpa di una guerra tra fazioni. E la guerra continua, non curante,
delle famiglie che sono state separate dalla creazione di questo muro, incurante dei profughi tra mille atrocità. Io ci ho visto tantissimo proprio una denuncia della situazione del muro di Berlino e l'ho trovato veramente drammatico, crudo. Non manca che oltre alla parte del viaggio, la parte più avventurosa, se vogliamo, mostra anche la crudeltà dell'uomo in maniera molto dura e decisa. Trovo che sia un testo che è molto in forma nella stesura di questa storia, quella che potrebbe sembrare una delle opere minori, se vogliamo, che con un'ambientazione così avventurosa, con un bambino, insomma, tra i protagonisti, trova invece dei risvolti molto molto intensi, degni delle opere più alte del maestro. Io ve la consiglio molto, soprattutto perché è pubblicata appunto a un prezzo inferiore a quello a cui Tezuka viene proposto solitamente dalla Hazard, soprattutto, e perché la storia mi sembra veramente meritevole. Potrebbe essere un buon modo per approcciarsi a quest'autore. Abbiamo poi un titolo che cito perché erano veramente secoli che non usciva, ovvero il numero 11 di Fushigi Yugi Special, pubblicato dalla Planet Manga al prezzo da furto di 5,50 € per l'edizione standard da edicola. Sono rimasta sconvolta quando l'ho preso in mano perché non mi ricordavo che avesse la lettura all'occidentale, quindi ribaltata. Sono passati veramente tanti anni da quando è iniziata la pubblicazione di questo sequel, santo cielo, non pensavo. E una manga che ha avuto una vita molto travagliata anche in patria perché mi pare che c'erano stati pure i problemi di salute della Watase nel frattempo e quindi insomma ha avuto una serializzazione molto molto lenta. Questo è il penultimo numero, quindi tutto preparatorio per il finale. Ci sono momenti molto molto tragici e mi dispiace non essermelo goduto appieno perché veramente avevo dei buchi di memoria paurosi, viste le attese proprio faraoniche tra un numero e l'altro, e mi dispiace perché è una storia comunque che parla molto di guerra, vita, morte, molto più che di amore, è una storia comunque più matura del Fushigi Yugi originario. E insomma, trovo che sia un manga della Watase ben riuscito, mi ricordo che ogni numero mi piace veramente tanto, però appunto non riesco a dare un giudizio più complessivo perché veramente ho una memoria tipo groviera, no? Con i buconi. E comunque, insomma, era solo per notificare che era uscita, magari c'era qualcun altro che lo segue da tempo immemore come me e se l'era perso. Abbiamo poi il numero 3 del mondo di Randa, che è il Mangozzo d'oro di febbraio. Descriverlo è difficilissimo. Abbiamo il rapporto tra Ran e Utaro che diventa sempre più stretto. E poi abbiamo anche Jin che va praticamente in calore e trova una compagna adatta in sangue. E c'è tanto umorismo, ma anche c'è tanta passione. È divertente, è appassionante, non lo so, è tante cose insieme, con uno stile particolare, frizzante, unico. E tutta questa famiglia sgangherata, dotata di poteri magici, dà vita a delle scenette davvero divertenti. Io lo trovo veramente ben fatto, con dei disegni eccezionali, pieni di dettagli. Lo trovo meraviglioso. Ci è piaciuto tantissimo. Mio marito sta piacendo sempre di più numero dopo numero. Io l'ho adorato da subito. Non posso far altro che consigliarvelo, un titolo pazzerello, però veramente bello. L'unica cosa che mi dispiace è che la pubblicazione va molto a rilento in Giappone e quindi ora abbiamo avuto tre numeri vicini, ora chi lo sa quando leggeremo il prossimo? Voglio Ran, voglio altri capitoli di Ran. Non è giusto, già mi manca. Vi parlo adesso anche del numero 2 e 3 di Kira Kira 100% di Megumi Mizusawa, pubblicato a 6,50 € dalla Planet Manga. Ve ne parlo perché in realtà ho deciso di interromperlo. Però non perché sia una storia brutta, ma è una storia prettamente per adolescenti con complessi. La protagonista è un'adolescente che ha le prese adesso col primo ragazzo, col cercare di accettarsi sempre di più, però è una che va in paranoia veramente per qualsiasi cosa. Nel primo numero l'avevo trovato dolcissimo perché mi ci rispecchiavo tanto. Nel secondo numero l'ho trovato carino, nel terzo numero mi sono stufata perché la mia adolescenza già l'ho vissuta e non ci tengo a riviverla un'altra volta. Cioè, un conto è ricordare, un conto è questa veramente è pesante la protagonista. Cioè, si fa veramente i complessi su qualsiasi cosa possibile, immaginabile, dal peso al vento, a qualsiasi cosa. Cioè, veramente una qualsiasi cosa lei c'ha il complesso. Cioè, io posso capire su qualcosa
Il problema poi è che non impara mai, cioè è sempre lo stesso modo, cioè i complessi vengono sempre perché non parla mai col suo ragazzo prima di pensare, fare e dire qualcosa. Va bene una volta che non ci parli, va bene 2 volte che non ci parli, la 15ª volta che ti succede un dubbio, magari hai imparato che forse è il caso di parlarne prima col tuo lui. Anche a 15 anni, 16 anni, quando ti dice no, forse ci arrivi, insomma. E quindi non lo so, lo trovo veramente un po' troppo. Secondo me, comunque, per delle ragazze in fase adolescenziale, magari una ragazza come ero io, piena di complessi, può essere in realtà utile e anche terapeutico leggerlo, molto piacevole. Quindi, se avete qualche sorellina, cugina, amica, magari lo consiglio perché comunque è ben fatto e bellino. Però è proprio la tematica che, insomma, per me è un po', sono un po' troppo vecchia per questo manga, mettiamola così. Comunque è molto carina, l'edizione è molto buona, quindi insomma, nei casi adatti secondo me è un buon manga. Abbiamo poi il numero 7 dell'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, pubblicato a 4,20 € dalla Planet Manga, e questo è il mangozzo d'oro del mese di marzo, secondo mio marito. Non siamo riusciti a fare un voto unico. Allora, in questo numero si scoprono alcune cose sui giganti dotati di intelligenza e Eren, il protagonista, si troverà a dover fare una scelta importante che ha delle conseguenze. È un manga, un numero molto adrenalinico e per un manga sempre pieno di tensione che mi mette addosso anche spesso una tristezza perché insomma sembra che l'umanità debba essere sterminata da un momento all'altro e starebbe tutto normalissimo. A me sinceramente piace, non mi fa appassionare così tanto perché insomma è un po' troppo tetro forse per i miei gusti, non lo so, mi manca quella molla che me lo fa amare alla follia, però lo trovo un ottimo titolo. A mio marito invece piace molto, ne sento parlare spesso molto bene e quindi insomma ve lo consiglio come un buon shonen con una trama alternativa. Volevo poi brevemente farvi vedere anche i due numeri usciti da Your Game, il 3 e il 4. Questo perché trovo che sia un manga molto molto interessante, è un thriller psicologico forse potremmo definirlo, spero di non stare sparando troppe castronerie oggi, e quando ci sono in ballo i soldi le persone cambiano completamente, si fanno molto avide e senza scrupoli. Questo succede a tutti tranne che alla protagonista Nao, che è la solita inguaribile ingenua che troverà un'altra chiave di lettura per il Your Game, anche se le sue capacità di ragionamento, insomma, non riescono certo a superare quella di altri partecipanti al gioco. Per fortuna che accanto a lei c'è Akiyama, il geniale truffatore che insomma aiuta Nao per diversi motivi. In questi due numeri parte il ripescaggio della Your Game, da cui Nao sembrava finalmente uscita, e in cui lei invece rientra insomma, per vari motivi. E è appunto un manga che dà, è molto complesso ma comunque appassionante, cioè è difficile ma non impossibile da seguire e veramente tutti i ragionamenti psicologici che si fanno per cercare di fregare il proprio avversario per rubargli il money sono veramente interessantissimi e volevo insomma parlarvene perché mi pare che del numero 2 non avevo parlato e mi dispiace, quindi volevo recuperare in questa sede sicuramente uno dei seinen più interessanti dell'ultimo periodo, almeno per me, e ve lo consiglio davvero davvero molto. Poi brevemente devo sempre spammare il mio amato Ohoku, di cui sono usciti i numeri 6 e 7, a 7,51 € da Planet Manga. Lo devo spammare perché la Planet Manga ha detto che non vende secondo le aspettative e a questa notizia mi piange il cuore, e quindi ogni occasione per spammarlo è buona e giusta secondo me. Questo manga, che presenta una visione storica alternativa in maniera comunque rigorosa sotto i vari avvenimenti storici, seppur con i ruoli invertiti, ovviamente tra uomini e donne. Nel numero 7 poi ritroveremo anche Yoshimune, che è la shogun che abbiamo visto nel primo numero, e vedremo comunque la situazione politica è disperata e l'abilità e il talento spesso non bastano per tenere insieme un regno. Inoltre ci sono come al solito grandi drammi umani, grandi passioni, spesso silenziose, che si consumano sotto il tetto dell'Ohoku. Un manga che sembra freddo ma al contempo stesso è passionale, pieno di emozioni. Io ve lo consiglio veramente di tutto cuore, almeno di provarlo, perché sicuramente
Non se ne sono visti spesso di manga così. C'è una difficoltà nel ricordarsi un po' i nomi dei vari personaggi perché sono nomi storici, sono anche un po' difficili, però secondo me ne vale assolutamente la pena. Quindi spero che qualcuno decida di recuperarlo. L'edizione è più costosa del solito, ma comunque è più pregiata, quindi secondo me ne vale assolutamente la pena. Abbiamo poi il numero 11 di Rin di Rumiko Takahashi, pubblicato a 4,20 dalla Star Comics. Di questo vi parlo semplicemente perché io e mio marito abbiamo finalmente deciso di interromperlo del tutto. Perché non... è carino, è divertente, ci sono in ogni numero situazioni più o meno esilaranti in cui Sakura e Rin devono, sono alle prese con diverse tipologie di spettri, però appunto è solo carino. Non c'è una trama di fondo potente che faccia un po' da collante tra i vari episodi. È un manga basato sui personaggi, su una comicità basata solo e esclusivamente sui personaggi, che secondo me alla lunga diventa ripetitivo. Mi ricorda tantissimo Ranma, ma peggiorato, devo dire. Quindi sarà anche perché a Ranma sono più affezionata, per esempio. Quindi sinceramente non mi riesce a far ridere sempre, al massimo mi fa sorridere. E quindi lo trovo, insomma, in questo momento una spesa per noi superflua. E quindi abbiamo deciso di interromperlo, però se vi piace la Takahashi, insomma, magari può essere un acquisto interessante, ecco, però sicuramente ci sono opere migliori di questa autrice rispetto a questo. Abbiamo poi il numero 3 di Samidare, di Satoshi Mizukami, pubblicato a 5,90 € da Flashbook. È un manga abbastanza indescrivibile, mischia insieme la commedia, lo slice of life, l'azione, il dramma. Mischia davvero tanti generi, condensando in una battaglia che dovrebbe essere epocale contro il mago che vuole distruggere la terra. In questo numero i cavalieri animali si riuniscono e si paleserà addirittura il grande mago che vuole distruggere la terra in maniera piuttosto insolita, a dir poco. Nel frattempo, Yu, il protagonista, cerca in tutti i modi di diventare più forte, otterrà la forza in una maniera particolare, se non altro, anche se questo non gli renderà le cose più facili. Non dimentichiamo poi che il vero scopo di Yui è quello di aiutare Samidare, la principessa, a distruggere la terra dopo averla salvata. Quindi è un manga sicuramente particolare, che ha dei momenti molto divertenti, alternati a momenti molto diversi. E io lo trovo fenomenale, mi piace tantissimo, appassionante. Il primo numero era in promozione, spero che lo abbiate provato. Se non lo avete fatto, fatelo. Perché è una serie neanche troppo lunga, 10 numeri se non sbaglio, che veramente merita molto, quindi ve la consigliamo. Abbiamo poi finalmente il numero 5 di Terme Rome, che è il penultimo di questa serie di Maria Mazzaghi, assolutamente geniale. Lucio ormai è sempre più preso sia dal Giappone che dalla sua Roma natia. Tra la situazione in Giappone, tra i suoi sentimenti per Diana e una serie di yakuza che vogliono mettere un po' a soqquadro, la località termale di Ito, e invece a Roma ci sarà l'imperatore Adriano che versa in gravi condizioni di salute. Lucio, che non riesce più a controllare bene il trasporto tra i due mondi, il suo viaggio tra i due mondi, quindi insomma si trova in una situazione difficile. Numero in cui aumenta la tensione, c'è anche un'escalation romantica, se vogliamo, molto appassionante. Ha abbandonato la struttura ormai prettamente episodica, questo manga per dedicarsi a una trama più approfondita, e questo gli ha molto giovato. Inoltre, finalmente capiamo perché erano stati inseriti i cavalli nel numero scorso. È divertente, appassionante, ben disegnato, ben fatto, assolutamente originale. E quindi io ve lo consiglio molto, soprattutto perché è un manga che ha saputo prendere una svolta diversa da quella iniziale, rinnovandosi e risultando comunque convincente. Consigliato. Concludiamo poi questo video con il numero 2 di Usagi Drop di Yumi Unita, pubblicato a 5,90 € da GP Publishing. Usagi Drop continua a raccontare la storia della convivenza tra Daikichi, un trentenne, e Rin, che è la figlia di suo nonno praticamente. Vedremo Daikichi alle prese con l'iscrizione di Rin alla scuola elementare, e inoltre ci sarà il ritrovamento di Masako, la vera mamma di Rin, che però è un personaggio particolare, priva di affetto materno praticamente, convinta che sparire sia stata la scelta migliore per la crescita della bambina. Le cose avvengono piano piano, tutto è narrato con molta delicatezza, senza patetismi inutili. A me piace molto. So di diverse persone avvelenate dal finale, ma io insomma non voglio sapere cosa sia e me lo leggo così come viene. Per ora sono molto contenta. Con questo abbiamo finito il video, non pensavo fosse possibile. Vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine e ciao, alla prossima!